Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Oggi siamo qui nuovamente con WWE 2K16, più cazzuti e cattivi che mai, con un tag team. Per chi si fosse perso lo scorso episodio, nel quale insomma ero andato in maniera decisamente troppo bonaria, se lo può tranquillamente andare a rivedere, sotto vi lascerò il link in descrizione. E qui oggi siamo con un tag team. Ragazzi, non vi ho messo il tag team che c'era nello scorso episodio perché era un altro allenamento, quindi spero che questo invece sia un tag team un po' più serio, che comunque lo scorso tag team era semplicemente un altro nuovo allenamento. Quindi vediamo subito come andrà invece questo tag team di stasera. Ok ragazzi, eccoci giunti all'incontro di stasera, il primo vero incontro. Ecco qui, finalmente abbiamo un vero e proprio incontro nella NXT, quindi andiamo subito a cercare di vincere il nostro primo vero incontro. Eccolo qua, guardatelo, Giochi Next Gen. La N non c'entrava, quindi Acab non gliel'ho messa. Eccolo qua, guardate che è entrata, guardate com'è fiero il nostro personaggio, guardate che figo, guardate che gorilla, mamma mia ragazzi, è enorme, guardate quella croce al petto, veramente da tamarro puro. Andiamo subito al match ragazzi, cazzuti e cattivi, guardate il pubblico in festa, guardate come ci incita il nostro pubblico. Saltiamo le entrate degli altri due, chi cazzo se ne frega. Ecco qua. Ok ragazzi, si parte subito col match, subito Bassardo, subito. Ecco qua, primo cazzottone. Ecco la prima contromossa, subito cazzuto e cattivo, subito cazzuto e cattivo. Ecco qua, subito calcione da dietro. Mamma mia ragazzi, parte subito forte, subito cattivissimo il nostro personaggio. Bella questa mossa del nostro avversario. Troppo presto. Vediamo se riusciamo ad uscire dalla presa. Troppo presto ancora. Troppo presto. Ragazzi, il nostro avversario comunque devo dire che ha sbagliato. E noi ne approfittiamo subito. No, troppo tardi. Mamma mia ragazzi, è fortissimo il nostro primo avversario. Vediamo se riesco a liberarmi. Sì, ce la faccio. Proviamo a dare il 5 a questo qua. L1 subito. Diamo il 5 a lui, così ci ricarichiamo. Ecco qua, picchiamolo in due. Come ti permetti? Messa all'angolo ragazzi. Ok, dobbiamo uscire. No ragazzi, non ci credo, ci ha squalificato ragazzi, non ci posso credere, stavo uscendo e mi ha squalificato. Solo così potevano vincere i nostri avversari ragazzi, solo squalificandoci. Non ci credo, ecco qua l'intervista ragazzi, ci ha squalificati ragazzi. Parliamo di quanto è accaduto stasera, sì. È appena chiuso il primo match in NXT, come ti senti? C'è la risposta come al cazzo? Allora, è stato incredibile, sono gasato, sono un futuro campione, questa è la mia era all'NXT. Diciamo, è stato incredibile, dai. Ok, è stato incredibile, mi sono andato duramente per arrivare fin qui. Non avrei mai pensato di farcela, competere di fronte al pubblico, il pubblico più cazzo senza sapere che ci sia, è stato speciale. Ho guadagnato orgoglio e rispetto con questa risposta. Per ora è tutto, te la linea. Ragazzi, quest'anno c'è l'introduzione delle risposte, quindi a seconda di come rispondete vi potete fare amici, nemici, potete personalizzare la storia e quindi ottenere rispetto, appunto onore, potete essere odiati, dipende come volete impostare il vostro personaggio. Ok ragazzi, un 1 contro 1 che ora andiamo a fare, quindi ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, eccoci qui all'incontro contro Colin Cassidy, il nostro primo incontro 1 contro 1. Attenzione, che succede? Attenzione, c'è subito un colpo di scena, sta arrivando qualcuno, che è successo? No bastardo, mi ha distratto, troppo tardi. C'è stata un'incursione, ecco guardate a bordo ring. Ecco qua, evitiamo subito, è dentro. Sbam, sbam, sbam.
No, 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 no. No, bastardo. Evita subito. No, mi ha fatto la mossa nel frattempo, bastardo. Vediamo se riesco a liberarmi. Dai. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Ecco qua, siamo saliti sul ring. Aspettiamolo, così lo crepiamo subito. Ecco qua ragazzi, no, subito contromossa. Contromossa. Vediamo se sono riuscito. Non ci sono riuscito ragazzi, mi sta massacrando. Ho ancora troppe poche mosse con il mio personaggio. Vuole schienarmi. Non ce la puoi fare per ora. Voleva già schienarmi ragazzi. Troppo presto. Ragazzi è difficilissimo comunque la tempistica dell'R2. Subito cazzottone dentro. Girati. Ragazzi mi sta facendo il culo. Mi sta facendo il culo. Il mio personaggio è debolissimo ancora. Non ho mosse. Ecco qua, evitato subito. Cazzottone dentro. Lo gira. Lo gira ancora. Sbam. Provo io ora a schienarlo. Niente da fare. Ci ho provato ragazzi, ma è fortissimo. Prenditi questo allora. Troppo presto, troppo tardi. Ragazzi non c'è mai la tempistica giusta. È difficile. Guardate ragazzi, sta provando di continuo a schienarmi. Cioè vuole schienarmi. Lo so che faccio paura, ma ragazzi l'avversario per ora è troppo forte per me. Niente da fare ragazzi, sto prendendo tante di quelle palate ragazzi. Non riesco veramente a fare nulla. Troppo tardi. Mamma mia ragazzi, mi sta massacrando. C'è anche il replay. Per ora per me è veramente impossibile. Niente da fare ragazzi, niente da fare. Per ora il mio avversario, il mio personaggio è ancora troppo troppo debole. Devo potenziarlo con abilità mosse, perché così non riuscirò a vincere neanche un match. Comunque siamo all'inizio, quindi nessuna fretta. Ok ragazzi, allora questo sarà il prossimo match. È un match 1 contro 1 normale. Se avete dei consigli, dei suggerimenti da darmi per come iniziare a potenziare il mio personaggio, scrivetemelo sotto nei commenti. Se qualcuno ci gioca e vuole aiutarmi insomma sviluppare bene il mio personaggio, insomma ogni consiglio è ben accetto. Vi invito a lasciare un like per farmi capire che la serie comunque vi piace. Un commento sarebbe gradito, vi ripeto, con suggerimenti. Condividete. Ci vediamo al prossimo video ragazzi. Qui Dungeon Nero 83 è tutto. Bella.